mezzi e di intensificare di conseguenza le relazioni economiche e culturali in un clima di fiducia nei rispettivi ordinamenti. Questo in un quadro che vede l'Italia in una prospettiva di crescita dei rapporti economici con Panama, senza tralasciare l'ambito dei diritti, e che ci consente di annunciare il nostro voto favorevole. Grazie, collega Fitzgerald. Adesso il collega Borghesi, prego. Grazie Presidente. È al nostro esame la ratifica associata di due trattati stretti con la Repubblica di Panama il 25 novembre del 2013, che sono già stati approvati a grande maggioranza dal Senato, anche con il voto favorevole del gruppo della Lega Nord. La doppia intesa mira a migliorare la cooperazione giudiziaria bilaterale nel quadro del rafforzamento del contrasto alla criminalità internazionale. Il trattato sull'assistenza giudiziaria, che contiene 26 articoli, sancisce l'obbligo reciproco della cooperazione in materia penale, includendo tra le misure di mutua assistenza, tra l'altro, la notifica di documenti, l'assunzione e la trasmissione di testimonianze, la ricerca e l'identificazione di persone. Prevede altresì alcune norme di garanzia che permetteranno all'occorrenza di negare l'assistenza giudiziaria quando si abbia ragione di ritenere che la richiesta inoltrata dalla controparte serva per finalità persecutorie di natura politica, razziale o religiosa. Apre inoltre una breccia nel muro del segreto bancario locale, circostanza che dovrebbe agevolare la conduzione di indagini nei confronti di chi abbia scelto Panama per godersi guadagni illeciti. Il secondo trattato, strettamente connesso al primo, punta invece ad approfondire la cooperazione nelle procedure delle estradizioni, che sono concesse nel rispetto del principio della doppia incriminazione per i reati previsti da entrambi gli ordinamenti e punibili con pene di almeno un anno o quando la pena ancora da scontare non sia inferiore a 6 mesi. Anche in questo caso si tiene conto della possibile sussistenza di reati politici o di altre possibili discriminazioni che il nostro ordinamento rifiuta. A fronte di oneri molto modesti e facilmente sostenibili, si tratta di 23.000 euro all'anno per il primo trattato e di 32.000 per il secondo, i vantaggi attesi giustificano ampiamente il vasto consenso che queste due intese hanno riscosso a Palazzo Madama. Sulla base appunto di queste argomentazioni, annuncio il voto favorevole del gruppo della Lega. Grazie Borghesi. Il collega Rabino adesso, prego. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, avvia un'importante fase di sviluppo dei rapporti bilaterali, favorendo un'incisiva collaborazione nell'ambito giudiziario penale. Con esso, infatti, i due Stati si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati, la repressione dei quali sia di competenza dello Stato richiedente. La necessità di norme puntuali per il settore dell'assistenza giudiziaria penale deriva dall'intensificazione dei rapporti tra Italia e Panama in settori cruciali, a partire da quelli finanziari, economici, commerciali e migratori. Il trattato, che interviene tra l'altro in materia di tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale, si inquadra tra gli strumenti finalizzati al miglioramento della collaborazione giudiziaria dell'Italia con i paesi extra UE e volti a rendere più efficace nel settore giudiziario penale